Mi gran amor per la natura mi porta che nao a cash poter combinare il design, la creatività e la natura. Nel 2020 è nato il progetto Slowly, che ricorda la natura e la vita sciampla e essenziale. Slowly è un'idea di arredamento sostenibile. Altivenda importanza è produce locali fatti da piccole imprese locali del Sud Tirol. Altivenda è più importanza alla qualità del prodotto che alla quantità. E soprattutto per scone l'ambiente. Io sono cresciuta sull'Alta Badia e da persona del mondo mi ha dato affascinare la vita della città. In questo dopo l'esame di maturità sono giunta all'università e mi ha laureata in architettura. Per studiare per lavoro ho avuto tre posti fuori da casa. Posti che mi ha salpito più darbi e che mi ha dato affascinare proprio perché è dare altra mantra dal posto là che sono cresciuta. Più che dopo l'avvenimento della pandemia, sono in ogni distretto del Sud Tirol, la Val Badia. Ma proprio quando vado in Zurich, vado con altri uomini che hanno lasciato. Io da niente al bello smonto se non sta bella natura che mi cura, e sai più che denante a prigiare ciò che un inceria. L'idea di Slowly è nascita nel 2020. Mo alla nuda pensata bel va al denant. E sono convinta che il Sud Tirol ha le troppe risorse che può durare, non solo il settore turistico, ma anche il mondo dell'artigianato. I partner artigiani che lavorano per noi e piccole realtà sudtirolesi, alla strada di piccole manifatture o tislerai che lavorano con l'azienda di famiglia bella da troppe generazioni e prodotti naturali. I mobili di line che vanno prodotti da tisleria vanno fatti con line di cir o di patch. Una vainia trattata è naturale, senza alcun latte. Mi ringrazio la Uma e l'Oladin, e proprio l'Oladin ha aiutato a portare i nomi ai prodotti di Slowly. Alla si tratta dei nomi di persone da Sakan che ne vanno alle da inconia più adorare. Il nome di Tita, Vani, Zita e Shainan. Al vento il patch è un più da tradizione, ma al vento trasformato i mobili più minimali e essenziali per portare un più più di modernità la vita da venire. Un inizio che rifora laboratori protetti o là che persone diversamente abili lavorano e producono. Dando un paio d'anni ho avuto la fortuna di far parte di un progetto del sud del mondo. E da lì mi è nata l'idea di mettere il sociale in questo mondo di lavoro. E penso che il sociale ha il merito di avere troppo valore di ciò che ha. Qui c'è i teppici da Curuge che vanno fatti di materiali riciclati. Fai i teppici. E i plumaggi, che schifo. C'è il packaging di plumaggi e di teppis, fatto da un stile d'art essenziale e minimale. Un rutol carton riciclabile e un ruti di una forma che va bene per impacchettare sia i teppici che i plumaggi. Allora l'andiamo a misura. Slowly lavora ince con artisti e designer indipendenti. Per esempio, la zona da Pulsnu Yasmin Castagnaro, che nel suo studio crea i lumi che ricorda il Cialdin Auton con l'Ums Fatas de Feuia. Che c'è un altro progetto che tocca tre il progetto Slowly.
Allora, si tratta del Cupos centro tavola di ceramica. Io ho scegliere la ceramica, l'argilla, che è prodotto naturale, che poi si è seguito dal progetto. È una collezione di tre tipi di Cupos, e le sono fatte dall'artista Roberto Palestron di Badia, che lavora la ceramica Bildungsgrün Danica. Di sus operas Roberto Matit Tres in Tog de Natura e ince te nostre scupas matlite i motivi floreai e naturai. I pansi clalana è un prodotto che chi lo da noi fa per dar d'altri cani. Io sono cresciuta sotto una casa, ho l'acqua a tre, salvo per da piccola in su produce di lana. Mi sono da affezionata sia alle bici che ai produce. Questi prodotti vanno fatti con lana di bici del Sud Tirol, per sostenere i parzi e i famais per esportare il mondo. E i piumaggi che vanno fatti da piccole manifatture, alle tre curush, il gris, il pesce e il rosso. E alle proprie curush naturali, un po' tu giù la fodera e da lì ti unge la filum dei fiocchi di lana. In abbinamento ai piumaggi unge lo scutros. Lo scutros che costa 1 kg, le tre sono di curush. Le scute si incepono e fa sono in misura. Se le scute si minano per salotto, per canape, ha il muster da Sarnar e il gestrict d'art. Cal stufa al stufa d'arbum, è proprio un santa che ha lana al 100%. Mi auguro per il futuro e sicuro che fa crash il progetto, soprattutto per sostenere le piccole realtà locali, per mantenere la cultura e la tradizione ladina e sudtirolese, e soprattutto per sensibilizzare a un modo di abitare e di vivere più sostenibile.